Buonasera, grazie di essere venuti. Allora, nel V secolo a.C., in Grecia si combatté una guerra che poi noi avremmo ricordato col nome di Guerra del Peloponneso. E fu per i greci di allora, e rimase poi per lungo tempo, la guerra. Fu una guerra quasi trentennale che coinvolse tutte le polis della Grecia, e che fu percepita da loro quindi come noi percepiamo le guerre mondiali, cioè una guerra da cui non ti puoi sottrarre, che butta dentro tutti. Fu combattuta anche con una ferocia inaudita che spaventò gli stessi greci, ma da cui non seppero sottrarsi. Spesso le storie greche hanno un misterioso talento nel diventare storie come scritte da qualcuno che se ne intendeva, diciamo. E questa lunghissima battaglia sembra scritta da uno sceneggiatore, e fu combattuta da due potenze, da due polis nemiche, che erano Atene e Sparta, che sono, sembra che l'abbia scritto uno sceneggiatore, hanno dei caratteri che sono tipo Borg e McEnroe, per dire, oppure Mourinho e Guardiola. Cioè non solo sono nemici perché il destino li ha messi gli uni contro gli altri, ma anche sembrano fatti apposta per odiarsi, perché il loro profilo è completamente differente. Uno è calmo, l'altro è iracondo, quello lì viene dal nord, quello viene dal sud. In questo caso loro erano due civiltà, anche se naturalmente facevano parte della stessa civiltà greca, però nel loro profilo di polis e di piccoli imperi, avevano dei tratti che erano inevitabilmente destinati a scontrarsi. Beh, erano i due più forti e combatterono per cosa? Semplicemente per pigliarsi tutto, era il sistema per migliorare il destino dei tuoi figli. C'erano tante polis, alla fine di molte piccole battaglie sono rimaste queste due, erano le più forti, si sono guardate a lungo pensando cosa fare e alla fine hanno detto vabbè, niente da fare, qui una guerra ci vuole e la facciamo. Erano civiltà guerriere quelle, non erano nemmeno lontanamente paragonabili a noi, ma erano la sorgente da cui noi siamo arrivati. E una delle cose utili e belle e emozionanti nello studiare i greci è proprio che hai questa percezione chiarissima che ti stai chinando sul punto da cui vieni. E quindi è un punto in cui tutte le cose di cui tu vivi, i problemi, le cose che non capisci, le cose che ti accadono, sono in una forma aurorale e dunque chiarissima, cioè ridotte in un disegno perfettamente percepibile. Poi le cose si sono complicate, ma là è come un geroglifico, come una cifra chiarissima. Atene e Sparta, innanzitutto, erano città che vivevano con dei regimi completamente diversi. Come si sa, Atene ha inventato la democrazia e si regolavano con questo strumento, che ha dell'utopistico e del folle, naturalmente. Nel suo nocciolo, che è il più bello da raccontarsi, loro erano una democrazia in quanto votavano, alzando la mano in assemblea, i provvedimenti da prendere. La maggioranza vinceva. C'è qualcosa di fantastico in un'idea del genere. Naturalmente, poi, questo è quello che insegniamo a scuola, quello che ci piace credere, naturalmente, che la democrazia fosse questa, democrazia diretta, fantastica. Naturalmente è bene ricordare alcuni particolari. È vero che andavano in assemblea su una collina vicino all'Acropoli, è vero che votavano per alzata di mano, incredibilmente, dopo dei discorsi in cui gli uni e gli altri sostenevano delle tesi. Ma va anche ricordato che chi saliva su questa collina, o meglio chi aveva diritto a salire su questa collina, maschi, perché le donne non contavano nulla, cittadini di Atene, che significava avere padre e madre di Atene. Cosa vuol dire in sintesi? Una minoranza assoluta della popolazione. Per noi è difficile, naturalmente a distanza non ci sono numeri, loro non si peritavano di fare di numerare o quantificare i loro processi democratici. Ma insomma, gli studiosi pensano che in grosso modo avessero diritto a votare il 15% di quelli che poi vivevano, e decidevano per tutti. Il 51% del 15% decideva per tutti. Questa è la democrazia quando è nata, con tutto il suo spirito utopistico, visionario, ma era quello. Si potrebbe quasi descrivere come una specie di oligarchia molto estesa. Ecco, diciamo così. Certamente era una casta, per quanto molto grande, e che aveva il diritto a decidere i destini della polis. Sappiamo qualcosetta di più, perché naturalmente se immaginate un'assemblea di 15.000 vi chiedete tante cose, tipo come facevano a sentire i discorsi, cioè 15.000 sono tanti.
Noi, gli studiosi pensano che grosso modo a queste assemblee arrivassero in 5-6 mila persone, che comunque sono molte, perché poi alla fine dicevano, vabbè, chiudiamo il centro ai pullman, solo pedonale, votare. Sono 5 mila persone che alzano la mano, contare, 1, 2, 3. E prima c'è il discorso delle mani, e poi c'è il discorso dell'opposizione. Discorsi davanti a 5 mila persone. Però certamente il cuore di quella città era assembleare, era di questo tipo, è indubbio. Ma per dire, le donne non hanno mai potuto dire nulla, a proposito di niente. Era una società che, sarebbe bene ricordare, anche a scuola si teneva in piedi perché aveva degli schiavi, servi, nel migliore dei casi, spesso schiavi, che erano di solito i nemici vinti in battaglia e portati a fare schiavi. Vivevano, peraltro, lavorando gli ateniesi, non tutti naturalmente, ma spesso lavorando, ed erano immensamente fieri di questo loro modo visionario di stare al mondo. E lo imposero quasi come un modello, tutto dove poterono imporlo. Il fatto di esportare la democrazia con la violenza nasce lì. Noi l'abbiamo ereditato in maniera splendida e lo applichiamo, ma nel momento stesso in cui inventarono la democrazia, il fatto di andarla a imporre con la forza, come modello culturale obbligatorio, era lì. Proprio si avvitavano uno nell'altro. Sparta aveva, al contrario, un regime più tradizionale per il mondo di allora, cioè oligarchico, cioè erano pochissimi che comandavano, i più forti. Ma in realtà, perché lì è anche un po' così come Barcellona, Real Madrid, Mourinho, cioè si tende sempre a stare da una parte pensando che gli altri erano, no? Gli spartani avevano un ordinamento molto sottile, che aveva un bilanciamento di poteri ammirevole. Ad esempio avevano questa cosa curiosissima, che avevano due re, un caso molto singolare. Due re perché così si equilibravano, che peraltro erano controllati da un consiglio di saggi, tutti anziani, 28, i più anziani, i più saggi, che li controllavano. Avevano 5 magistrati, una piccola assemblea anche loro. Ma sostanzialmente, ecco, non votavano non alzando la mano. C'erano due famiglie reali e quelli... Per cui un'oligarchia piuttosto complessa, raffinata, quindi lo scontro fra due modelli politici, fra due modi di vedere il mondo, naturalmente. E lo era anche sotto altri profili. Gli ateniesi, lo sappiamo, ci hanno consegnato opere d'arte, cultura, pensiero. Non so se vi ricordate un'opera d'arte che venga da Sparta. Qualcuno ha mai visto in un museo, questo indimenticabile, un poeta spartano? Vai. Perché erano scemi? No. Avevano un'idea molto precisa, cioè nascevano e vivevano per combattere. Loro erano organizzati intorno a una piccolissima elite di combattenti che fin da piccoli venivano addestrati alla guerra. Il servizio militare durava fino a 60 anni, che voleva anche dire che a 56 anni erano in grado di combattere, perché d'altra parte non facevano altro. Come potevano permettersi questo? Un po' selezionando la specie, questo è uno degli aspetti più agghiaccianti di quella civiltà, e un po' perché anche la loro società era fondata sullo sfruttamento degli schiavi, molto più massicciamente di quanto fosse ad Atene. C'era uno gli spartiati erano quelli lì, no? L'elite di combattenti, ogni 7 schiavi a Sparta, questo lo sappiamo con una certa... Si erano limitati a prendere un popolo vicino, li hanno presi tutti e hanno detto, voi schiavi, fine. Questo spiega anche perché una cosa curiosa degli spartani, cioè che praticamente invincibili in battaglia per molto tempo, non andavano, notoriamente non andavano volentieri a combattere, che questo ti dici, ma c'era una ragione precisa, cioè perché loro, essendo molto pochi, quando andavano a combattere lasciavano la città sguarnita e temevano, il loro incubo era non che gli cadesse il cielo sulla testa come Asterix, ma che ci fosse un'insurrezione degli schiavi, che loro naturalmente calpestavano senza nessun diritto, eccetera. Quindi ogni guerra per loro aveva questo rischio di essere beccati alle spalle da una rivolta degli schiavi. Per questo erano molto prudenti e si muovevano proprio quando era strettamente necessario. In più erano superstiziosi o religiosi, prendetela come volete, ed erano molto più legati ai vaticini, agli oracoli. Cioè loro si preparavano, salutavano le mogli, armati, stavano partendo per la battaglia e lì facevano un rito per sapere che ne pensavano lassù.
E se il rito andava male e si stabiliva che no, non è tanto il caso, loro si toglievano le armi, ritornavano a casa, tutto bene, sì, dove sei andato? No, niente, siamo tornati. Perché... Ma l'hanno fatto molte volte anche in situazioni decisamente drammatiche, ma non ce n'era proprio. Gli ateniesi truccavano gli oracoli, per dirvi, cioè anche loro andavano, però tiravano giù la mazzetta, l'astuzia degli ateniesi era notoria. Gli spartani avevano questo, no, questo stare al mondo laconico, come si dice, parlavano poco, era una affascinantissima, parlavano così poco che non ci ha lasciato niente, questa è una delle ragioni per cui tendiamo a stare dalla parte degli ateniesi. Dato che lo sceneggiatore aveva lavorato bene, gli ateniesi erano invincibili in mare e gli spartani erano invincibili in terra. Guerra perfetta. Se vediamo una cartina del tempo, che è la cartina che fissa la Grecia ai tempi della guerra del Peloponneso, vi risulta abbastanza chiaro questa distribuzione di forze. Gli ateniesi avevano un impero, una sorta di impero vero e proprio, che è quello che qui in questa immagine vedete in arancione, giallastro, diciamo, come vedete è legato direttamente al loro dominio sui mari, cioè hanno un centimetro lungo la costa praticamente, e hanno tutte le isole del mare Egeo. Gli spartani sono quelli verdini, come vedete sono più continentali, e c'è tutto il gran parte del Peloponneso, tranne la città di Argo, che si odiavano tremendamente. E queste sono le due formazioni schierate sul campo, per così dire. Come vedete, quella spartana è molto più compatta, facile da gestire, quella ateniese è un casino, infatti avevano i loro problemi, perché devi tenere gente lontanissima, no? Ed era sostanzialmente una forza marittima. Il ritmo, infatti, di questa guerra era abbastanza assurdo, perché per anni consistette in questo, che quando c'era bel tempo, quando arrivava la bella stagione, gli spartani partivano, se gli oracoli dicevano che si poteva partire, partivano, invadevano l'Attica, cioè tutta la zona intorno ad Atene, e saccheggiavano tutto quello che c'era da saccheggiare. Gli ateniesi, che in campo aperto e in terra non erano un granché, lasciavano fare. Nei casi più disperati si chiudevano in Atene, che aveva delle mura pazzesche, e lasciavano fare. Comincia a venire freschetto e gli spartani tornavano indietro. Nel frattempo gli ateniesi cosa facevano? Mettevano in mare tutte le loro navi e incominciavano a saccheggiare tutto quello che potevano sulle coste. Gran parte di questo lavoro lo facevano per andare a ripigliarsi le isole che si erano ribellate, quello che gli spartani avevano coi soldi cercato di comprare, che rimettevano a posto. Fine dell'anno, patta. Questo vi può spiegare perché sia durata quasi 30 anni. Ma adesso ve la descrivo così, ma tutto questo era vissuto con una ferocia non da poco. Com'è che noi sappiamo tutte queste cose sulla guerra del Peloponneso? Perché abbiamo molte fonti che la raccontarono, perché fu la guerra, e in particolare perché un uomo la raccontò in 8 libri con cui in qualche modo fondò la storiografia. Sono le radici della nostra pretesa che abbiamo noi umani di fare storia, cioè di ricordare ciò che è successo non con la passionalità con cui lo si potrebbe fare in un romanzo, in una pièce teatrale, ma con una certa distanza, freddezza, con una certa scientifica competenza, per ricordare ai posteri quello che è accaduto, fare la storia. Quest'uomo era un ateniese, si chiamava Tucidide, combatté quella guerra, anche con un ruolo di una certa responsabilità, poi finì in un guazzabuglio, lo denunciarono, insomma, ebbe un episodio sfortunato e fu mandato in esilio. E pensò di fare un libro di storia che adesso è una cosa banale, ma al tempo era un'idea visionaria, e di raccontare quella guerra. Non come avrebbe fatto Omero, cioè miti, leggende, eroi, divertimento, thriller, inseguimento. No. Cosa successe? Molto composto, senza dover commuovere, senza dover emozionare. La verità. Non arrivò al fondo perché voleva farla tutta. Lui morì dopo la fine di questa guerra, si mise a scrivere. E purtroppo poi la morte lo colse prima, e quindi mancano 7 anni di guerra negli scritti di Tucidide, che poi furono completati peraltro da Senofonte, che sistemò un po' gli scritti di Tucidide e completò questi ultimi 7 anni. Ed è quello che ha scritto quest'uomo che noi stasera leggiamo, una piccolissima parte di questi suoi 8 libri, che sono legati a un evento di quella guerra.
sono fra le pagine più famose della, della guerra del Peloponneso di Tucidide, sono delle pagine anomale e poi vedremo perché, e partono da, da questo piccolo evento. Se voi guardate in basso c'è una piccola isoletta che si chiama Melo, la vedete? Qua. E in questa pianta, in questa mappa, c'è anche un colorino un po' diverso, no? Melo era, era un'isola in origine di coloni spartani, cioè erano degli spartani che si erano stabiliti lì, ma poi era finito nel gran calderone di questa alleanza. Questa alleanza che vedete, quella arancione, l'alleanza degli Ateniesi, era un'alleanza che era nata decenni prima per difendersi dai persiani. Ah, ecco, un'altra cosa che non vi ho detto che è molto importante è che no, fate attenzione a quella roba bianca che c'è a destra. Allora, poi continuate a destra fuori dal teatro e questi erano gli Stati Uniti d'America, cioè l'impero era quello lì, i persiani, immensamente più ricchi, immensamente più potenti. Quindi noi veniamo, cioè quella è la nostra culla, per cui la guerra del Peloponneso è la guerra, ma vorrei chiarirvi che era una guerra fra due piccole potenze, perché in realtà i veri potenti erano altri. Incredibilmente i greci avevano respinto per ben due volte l'assalto dei persiani, che con l'istinto tipico degli imperi semplicemente aveva detto: ma quelli chi sono, greci? Boh, pigliamoli. No, quest'anno ci sei l'Egitto, vabbè, il prossimo anno Grecia. E per due volte loro scesero con una, chi ha visto il film 300 lo sa, con un dispiego di forze che quando lo leggi ha dell'incredibile. Che non capisci come facevano a dargli da mangiare, non so, con un numero di navi che non capisci come facevano a passare nel mare, perché c'erano solo loro. E loro attaccarono due volte due re diversi, Dario e Serse, e tutte e due le volte furono respinti, incredibilmente, dai greci. Dai greci tutti uniti, a quel punto, noi Atene, Sparta, tutti uniti. Maratona, le Termopili, Salamina, sono i nomi mitici di queste due guerre. Per difendersi i greci fecero una cosa che non facevano mai, cioè si misero d'accordo. La Grecia era come la Toscana, cioè fai 2 chilometri e si odiano, sono 300 anni che si combattono, hanno il pecorino, quello ma non è quello, cioè, uguali, però di fronte alla potenza persiana ottengono questo risultato incredibile di mettersi d'accordo per il tempo strettamente necessario a provare a respingere questa cosa. E quindi si formò questa lega complessa, due, una che faceva capo a Sparta e una che faceva capo ad Atene. Si formò in modo difensivo e Atene, in particolare tutte le isole e le parti costiere, riconobbero ad Atene il primato, perché era la città più ricca e più importante, e quindi Atene gestiva questa alleanza. Respinti i persiani, soprattutto per l'abilità mostruosa degli ateniesi e in parte per il valore degli spartani, come hanno fatto gli Stati Uniti, che sono la riapplicazione in tempi moderni di ogni tipo di strategia dei greci da allora. È incredibile questa roba, perché non credo che li studino proprio, cioè è istintivo, cioè fa la stessa cosa. E loro riuscirono, dopo queste guerre persiane, a trasformare in maniera quasi indolore questa alleanza di cui loro gestivano le casse, ad esempio, in un impero loro. Ai tempi dei persiani tutte le isole, ad esempio, davano dei soldi o delle navi, gli ateniesi raccoglievano e poi spendevano, compravano le armi con cui tutti avrebbero combattuto. Dove mettevano questi soldi? Nel Partenone, che molti di noi, tutti, pensiamo fosse un tempio, invece no, era una cassaforte. Lì tenevano i soldi. E lì a poco a poco continuavano a dare soldi, poi, non so, l'isoletta dice: sì, ma adesso i persiani non ci sono più, dai i soldi. No, ma non ce ne... parte la nave e li annienta. Con la forza, con la convinzione... Quindi quello che era una specie di alleanza si tramutò in quello che di fatto era un impero, in cui tra l'altro era imposto il regime democratico come obbligatorio. Se c'erano noi oligarchi, vorremmo... Era un modello culturale, diciamo, economico, ed è con la forza di questo impero che loro si misero a combattere contro gli spartani, per prendere tutto, naturalmente. Quell'isoletta, Melo, c'ha un colore un pochino differente, non so cosa volesse fare quello che ha disegnato questa mappa, però perché il sogno degli abitanti di Melo, i Meli, con due I purtroppo,
i melensi non va, i meli, in realtà erano appunto figli di coloni spartani, questo li metteva in difficoltà, si trovavano nell'alleanza sbagliata, diciamo così. Ma soprattutto, a un certo punto, assunsero questa posizione che adesso noi da lontano la vediamo e vediamo la grande dignità di questa posizione, cioè chiesero di essere neutrali. In una guerra mondiale loro dissero, ma noi veramente non vogliamo stare né da una parte né dall'altra. Non che fossero pacifisti, non c'era un solo pacifista nel mondo allora. Non era questo, era che in quella roba lì, un po' appunto per queste loro radici, non si trovavano, ecco. Avevano anche un regime lievemente più facile delle altre isole, erano più morbidi con loro gli ateniesi, forse anche questo, ma insomma a un certo punto chiesero, ma noi veramente, in pratica cosa fecero? Non diedero più i soldi che dovevano dare. E fecero un'altra cosa che agli ateniesi non piacque proprio niente, e cioè instaurarono un regime oligarchico nella loro piccola isola. Gli piaceva così, avevano sempre fatto così, gli avevano imposto un po' di democrazia, probabilmente. Gli ateniesi, che avevano un grossissimo impero da controllare, ci misero un po', ma poi rilevarono l'anomalia di Melo. E qui dovete pensare al Vietnam, dovete pensare alle tante guerre fra grandi potenze che poi si combattono su dei confini o su dei fronti che voi vi chiedete, ma cosa c'è? Ma perché? Ma perché lì? No? Perché è una questione di potenza. E gli ateniesi intuirono che lì stava scricchiolando un'idea, cioè che se se ne andava uno, la piccola isoletta di Melo, se ne sarebbero andati tutti. Perché naturalmente il desiderio di sfilarsi via da una guerra che era fra Atene e Sparta era di tutti. Lo fai fare a uno, è finita. Pensate l'Unione Sovietica, dai l'indipendenza a uno. E quindi un piccolo paese di cui voi non sapete nemmeno il nome sulla carta dov'è, in quel paese si giocano i destini di un impero. Con limpidezza assoluta, gli ateniesi capirono che era così. E quindi cosa fecero? Mandarono 38 navi, 30 loro e 8 dei loro alleati, e quasi 30.000 soldati contro questa piccola isoletta. È roba cara, cioè, è come gli Stati Uniti, cioè spendono per essere la macropotenza militare. E si presentarono sotto le mura di Melo. 30 navi in un'isoletta, triremi, e 30.000 soldati, tu guardi su dalle mura e dici, oh, che miseria. E quello che fecero, prima di radere al suolo tutto, fu di mandare degli ambasciatori, che furono ricevuti dagli oligarchi di Melo, si misero seduti gli uni davanti agli altri, e parlarono. E Tucidide, che pure non era lì, lui ha partecipato a quella guerra, ma sicuramente non era lì, e Tucidide ci porta lì e ci mette lì e ci siede lì e ci fa sentire cosa si dissero. Dialogo fra ateniesi e meli. E quello, è quello che noi oggi leggiamo con pochissimi tagli, giusto perché sia vivibile da tutti, diciamo così. È un testo fondativo per noi, è un testo curioso e meraviglioso per alcuni suoi tratti che poi vedremo subito, ma è soprattutto fondativo perché per il dibattito che loro hanno, per le cose su cui loro ragionano e si scontrano. E noi lo leggiamo nella lingua un po' crostosa che aveva Tucidide, ma a tratti bellissima. Sono poche pagine. Erano democratici gli ateniesi, quando mandarono gli ambasciatori erano convinti che li avrebbero portati in piazza e davanti a tutto il popolo loro avrebbero detto cosa avevano da dire. Quelli di Melo li prendono e dicono no, li fanno entrare in una stanza e li mettono di fronte pochissimi oligarchi dell'isola. E questo naturalmente per gli ateniesi erano talmente democratici che l'ultima cosa che pensavano era di dover andare là a parlare in una stanza, ma entri in una stanza, poca persone, e tu che ascolti, e tu ci dite che contro ogni ragionevolezza ti fa sentire le voci. Siete pronti? Andiamo? Via?
Accampatisi dunque nel loro territorio con questo apparato bellico, gli strateghi Cleomede, figlio di Licomede, Tisia, figlio di Tisimaco, prima di dare inizio ai saccheggi, inviarono per prima cosa dei messi con il compito di avviare trattative. Questo è lo storico che parla. I governanti di Melo però non li portarono dinanzi al popolo, ma ordinarono loro di parlare dinanzi ai magistrati e agli oligarchi sulle ragioni per cui erano lì. E gli ambasciatori ateniesi si espressero in questo modo. Due punti aperte virgolette. E qui accade una cosa piccolissima ma che io trovo meravigliosa. Cioè, due punti aperte virgolette si fa nei romanzi, ma uno storico non lo fa. Uno storico che è obiettivo, che deve darti la verità delle cose. Lo sa che tu lo sai, che lui non l'ha sentite quelle parole. Non può fare due punti virgolette. Può riferirti. E dissero che... Invece qui Tucidide fa questa micromossa e inaspettatamente ti fa sentire proprio la voce. E guarda, è piccolissimo, ma chiusi in quella stanza. E dopo proprio ci sono virgolette. E c'è la voce degli ateniesi. Poiché i colloqui non avvengono dinanzi all'assemblea popolare, evidentemente perché si vuole evitare che il popolo venga ingannato se ascolta tutti in una volta in un discorso continuo i nostri argomenti attraenti e non confutati via via, non ci avete portati davanti al popolo perché paura, perché noi parlavamo e quelli dicevano sì, subito, per carità, tutti insieme impauriti, non avete voluto questo, avete voluto qui, non ce l'aspettavamo ma... Ed è questo il senso dell'averci portati qui a parlare con gli oligarchi, avevate paura che la gente ci ascoltasse parlare. Ebbene, allora voi qui presenti fate così, è ancora più sicuro, rinunciate anche voi a un discorso unitario e interrompeteci intervenendo via via che qualcosa vi sembra sbagliato. Evidentemente c'era una prassi, cioè gli ambasciatori si incontravano, prima uno teneva un discorso di tre quarti d'ora, poi l'altro un discorso di tre quarti d'ora, poi si salutavano e via. Dato che gli ateniesi si sentono non al loro posto, dicono, vabbè, allora visto che siamo in una stanza, pochi, qui davanti all'altro, che sia duello. Parliamo, tac, quel che avete da dire, obiezioni, via. E per prima cosa diteci appunto se approvate questo modo di procedere. Vi va parlare così? I magistrati meli risposero. Due punti, virgolette. Questo è il dialogo del romanzo, non esisteva romanzo. La ragionevolezza di codesto pacato ragionare insieme è di certo apprezzabile, ma in stridente contrasto con la guerra che è già qui, non prossima, ma presente. Fate tanto minuetti, Venezia, ma là fuori ci sono i cannoni puntati. Vediamo infatti che voi stessi sedete qui come giudici di quanto verrà detto. E poi non ci sfugge che per noi l'esito del dialogo sarà la guerra, se come sarebbe logico riusciamo a prevalere in nome del buon diritto e perciò non cediamo, o sarà la schiavitù se ci lasciamo vincere dai vostri argomenti. Sono ambasciatori e quindi le frasi le costruiscono molto bene, c'è una retorica molto... Chiusi virgolette, punto. A capo, ateniesi. Ed è il secondo micromovimento che fa Tucidide. Prima faceva il romanzo, ma dato che non esisteva, ha detto, bah, facciamo il teatro, che quello esisteva. Non c'è nemmeno più, e lui disse a loro, oppure, e rispose, niente. Ateniesi, meli, e da qui fino alla fine è teatro puro. Sentite le voci? A poco incominciate a riconoscerli, no? Già adesso sono due toni un po' diversi, no? Gli ateniesi e i meli, li vedete un po', no? Cominciate appena appena a vedere, un po' più grassi i meli, non so. No. Tutti chiusi in questa stanza, è teatro, questa cosa qua. Ateniesi. No. Se siete venuti per almanaccare con le ipotesi sui possibili scenari o comunque per fare tutto tranne che prendere decisioni riguardante la salvezza della città alla luce della situazione concreta, allora smettiamo subito. E se siete qui per... No, allora ce ne andiamo. Spianiamo tutto, spargiamo sale, sia finita. Se invece volete parlare in termini costruttivi, siamo pronti. È comprensibile e perdonabile che chi si trova nella situazione nostra si rivolga nel parlare, fare proposte in molte direzioni, ma certo, questo incontro ha come oggetto la salvezza della città e il discorso si svolga dunque come suggerite voi, se così vi pare. Si sono presentati, praticamente. Inizio della partita. Iniziano gli ateniesi. Per quel che ci riguarda,
né vi infliggiamo una lunga sequela di parole con speciosi argomenti, per esempio che noi esercitiamo a buon diritto il dominio perché a suo tempo sconfiggemmo il persiano. Non verremo qui a tediarvi dicendovi cose che non, tipo che noi siamo grandemente più forti di voi. Queste sono figure retoriche che poi noi usiamo anche in famiglia. Non ti sto a dire quanto mi sia stato pesante il fatto che tu facessi sempre yoga, per quanto io poi devo far studiare i figli. Non ti dirò, e lo dice. Queste sono figure retoriche che vengono da lontano, è questo. Quindi non vi staremo a dire che noi abbiamo vinto questi persiani, quindi non voi, vi isolate del caso, no, noi. E che ora siamo qui per punirvi perché abbiamo subito un torto da voi. Il torto era semplicemente sfilarsi via dalla guerra. Né accettiamo che voi immaginiate di convincerci sostenendo che non avete voluto combattere al nostro fianco perché siete coloni di Sparta e che comunque non avete commesso torti nei nostri confronti. Lasciamo perdere le chiacchiere. Intanto le ho dette però, che mi secca sta roba che fai stare lì davanti a me, non ti ricordi che io ho sconfitto i persiani e poi mi secca anche pensare che mi fai perdere tempo perché ti ribelli e non vuoi combattere al mio fianco. Ma lasciamo stare, siamo qui, cerchiamo di essere pratici. La nostra proposta è che si faccia quanto è realmente possibile sulla base dei veri intendimenti di entrambi, consapevoli entrambi del fatto che la valutazione fondata sul diritto si pratica nel ragionare umano solo quando si è su di una base di parità, mentre se vi è disparità di forze, i più forti esigono quanto è possibile e i più deboli approvano. Quattro righe, una teoria sul diritto, che guardate è una teoria molto è sottile ed è bellissima e ci appartiene. Vorrei ricordarvi in maniera ossessiva che noi veniamo da qui. E il ragionamento è molto semplice. Certo, ci sono dei diritti, noi li sappiamo, ma si applicano nel ragionare umano quando ci sono due che hanno la stessa forza. Allora si può andare in tribunale, fare riguardo, vedere le leggi. Ma quando uno è così più forte, l'altro è così più debole, quello più forte prende ciò che può e il più debole dà. Capite? Il mondo è diviso in due proprio, track. Guardate che noi abbiamo fatto una fatica porca per venire via da qui. Questi sono i nostri padri, noi li insegniamo a scuola, questi qua. Cosa si risponde a uno che ti dice una cosa del genere e che dietro c'ha 30.000 uomini? Se il tuo mestiere è fare l'ambasciatore, qualcosa rispondi. Secondo noi è utile... Necessariamente ci esprimiamo così dal momento che voi con questo intervento avete scelto di ignorare la giustizia e di parlare di utilità. Cattivelle comunque. Se proprio devo stare su questo livello di... Se non stiamo qui a parlare di giustizia ma stiamo a parlare di cosa è utile fare, vabbè, comunque parliamone così, anche perché là ci sono 30.000 uomini, qui molti meno. È utile dunque, parliamo di utile, è utile dunque che voi non distruggiate un principio che è bene comune per tutti. Cioè, no, guarda, state attenti, perché forse non vi conviene. È utile che a chi volta a volta si trova in pericolo vengano garantiti i normali diritti e che si venga incontro a chi coi suoi argomenti non ha attinto il necessario rigore. E questo si adatta non meno al caso vostro, già che quando mai foste sconfitti divereste un esempio per gli altri se ora esercitate una vendetta durissima. Abile. Cioè dice, vabbè, niente poesia, pratici. Voi ci sterminate oggi, voi non volete parlare di diritti oggi. Un giorno qualcuno vi batterà e quel giorno voi vi ricorderete di oggi. Perché ci sarà uno molto più forte di voi e voi direte, ma il diritto, e lui vi dirà, no, guarda, il diritto è un'altra cosa. Abili. Cosa risponderesti a uno che ti ha messo nell'angolo così? Ateniesi, anche se il nostro impero sarà spento, se mai qualcuno ci vincerà, noi non abbiamo paura della sua fine. Forza. Temibili non sono infatti per i vinti le potenze che hanno a loro volta un impero, come ad esempio gli Spartani,
e comunque non è con Sparta che ora siamo in conflitto. Temibili sono invece i sudditi che, muovendo all'attacco della potenza che l'aveva dominati, eventualmente domani, per caso, li sconfiggano. Ma su questo ci sia consentito di rischiare. L'altro gli ha detto: ma guarda che un giorno ti troverai anche tu, eh? E allora? E la risposta degli ateniesi è: sono disposto a rischiare. Preferisco rimanere attaccato a questo principio e ci saranno delle conseguenze da pagare. Le pagheremo. Quello che ci proponiamo di dimostrarvi è che siamo qui per soccorrere il nostro impero, vero? È quello che dicono gli americani sempre, ma anche noi quando siamo facciamo le alleanze con loro. E che al tempo stesso le proposte che stiamo per fare mirano la salvezza della vostra città, giacché il nostro intendimento è di esercitare l'impero su di voi senza traumi e garantire la vostra salvezza in modo conveniente per entrambi, per voi e per noi. Molto pragmatici. Non preoccupatevi di noi, se un giorno qualcuno ci vincerà, patiremo. Per intanto siamo qui per dire: riduciamo il dolore al minimo. Come avete visto fin qui, c'è un ritmo proprio tum, tum, anche graficamente, avete visto proprio delle quantità di testo, no? È già teatro, perché botta, risposta, botta, risposta. Nelle sezioni che vedete adesso arrivare, questi qui incominciano veramente a parlare in maniera molto verosimile. Non fanno più tanti discorsi, sono battute da 3 righe. Quella dei meli dopo è questa. E come potrebbe essere conveniente lo stesso modo per noi essere schiavi e per voi dominare? È presto detto. A voi, invece della più dura delle repressioni, toccherebbe di obbedire e noi trarremo un guadagno dall'aver evitato di distruggervi. E non accettereste che noi, anziché nemici, siamo vostri amici senza però combattere al fianco di nessuno dei due schieramenti? No, questo è teatro. Cioè il ritmo è... Inavvertitamente, in questo momento, in questa sala, c'è una parte del pubblico che sta scivolando verso la parte dei Meli e c'è una parte del pubblico che sta scivolando dalla parte degli Ateniesi. Teatro, buoni e cattivi. Anche negli occhi noi incominciamo ad averli. Anche negli occhi li conosciamo. Sono lì, eh? Questo è un libro di storia, ragazzi. Cioè, non te l'aspetti. Un libro di storia vuoi altre cose. E in un tempo... che è perfino rapido per noi, figuratevi, per loro, tu sei dentro, eh? E sei così. È ping pong. E perché? Sì, ma è molto veloce, eh? È perfino veloce per noi, ecco. E come potrebbe, non torniamo dietro con le schermate, vado così. E come potrebbe essere conveniente allo stesso modo per noi essere schiavi e per voi dominare? È presto detto, a voi, invece della più dura delle repressioni, toccherebbe di obbedire e noi trarremo un guadagno dall'aver evitato di distruggervi. E non accettereste che noi, anziché nemici, siamo vostri amici? Tutto bene, senza però combattere di fianco a nessuno. Ci tiriamo fuori dalla guerra. No, Ateniesi, perché la vostra ostilità non ci danneggia quanto la vostra amicizia. Scolpita bene. E questo è un'altra cosa da americani. La quale, la vostra eventuale amicizia, cioè il fatto che voi dite: ma stiamo amici. Ecco, allora rendetevi conto che se noi avessimo amici come voi, la vostra amicizia apparirebbe come un segno della nostra debolezza, mentre il vostro odio sarebbe per i sudditi la prova della nostra forza. Ci sapevano fare, sono 4 righe. Ve le rileggo perché sono una partita a scacchi proprio. Ma non vi andrebbe di essere amici, solo che non combattiamo contro gli spartiani, però non abbiamo niente contro di voi. È una posizione che, no? È molto moderna, diciamo. No, e qui è proprio l'imperialista. Proprio. Perché la vostra ostilità non ci danneggia quanto la vostra amicizia, la quale apparirebbe come un segno della nostra debolezza, mentre il vostro odio sarebbe per i sudditi la prova della nostra forza. Se siete un melo a questo punto, erano bravi comunque. Ok, non dice ok, ma per capirci. Purtuttavia, noi sappiamo che le vicende belliche, le guerre, talvolta hanno sorti meno divaricate rispetto alla sproporzione delle forze in campo.
Quanto a noi, cedere senza combattere significherebbe rinunciare subito a ogni speranza. E invece con l'azione c'è ancora la speranza di salvarci. Giusto? Dice, vabbè, ok. Resta il fatto che non è che vince sempre il più forte. C'è sempre la volta in cui il toro vince contro la Juve. Ogni tanto un colpo di culo, una tibiata. Però non è detto proprio che succeda. Può passare, ecco. E perché noi non dovremmo nemmeno coltivare la speranza? Perché non possiamo comunque scendere in battaglia in nome della speranza? Il principio speranza è importante. Questi, loro sono il portavoce proprio di... No? La ribellione, la logica arida dell'imperialista, no? E dicono, vabbè, insomma, perché no? Perché non anche semplicemente in nome della speranza? Ateniesi, speranza. Io me li vedo. Non so perché io vedo gli atesi più magri e i meli più grassi. Ce li ho così. Non so. Perché quelli erano oligarchi. No? Invece questi qui sono asciutti, la democrazia, giusto? Boh. Speranza. La speranza, abituale lenimento del pericolo, danneggia ma non travolge chi le si affida come un di più, ma chi le si appoggia tutto. Nel momento stesso in cui ne conosce ormai travolto la natura, comprende anche che contro di lei, ormai svelata, non ha risorse. E allora, voi, cercate di non fare questa fine, deboli come siete e appesi a un filo. Cercate di non rassomigliare ai più, i quali, pur avendo l'opportunità di salvarsi con mezzi umani, quando ormai fiaccati li abbandonano le speranze in ciò che è visibile, si svolgono a quelle nell'occulto, la mantica, gli oracoli e tutto quanto, insieme con le speranze, porta la gente alla rovina. Razionalismo ateniese, speranza. C'è un disprezzo anche. E adesso qui faccio una cosa che Perché è la mia curiosità. Io odio andare a teatro ad essere coinvolto, infatti vi chiedo pochissimo. Vorrei solo sapere da voi, con una piccolissima alzata di mano all'ateniese sulla collina, voglio sapere chi di voi sta dalla parte dei meli. Boh, così, ma proprio tranquilli. Eccoli qua. E chi sta dalla parte degli ateniesi? Voilà. Ecco. Un po' meno. Ma ci sono, Perché guardate, noi veniamo da lì, integralmente. Noi siamo meli e ateniesi. La nostra storia è il ping pong fra questi due ambasciatori che è durato secoli, ma ancora oggi, guardate. Qual è l'idea di fondo di questo confronto? Che mentre i meli parlano di giustizia, molto prima che noi capissimo veramente cos'era, cioè dalla rivoluzione francese in poi sostanzialmente, cioè di diritto, invece gli ateniesi parlano di un'altra cosa che, se avessi una Z migliore, potrei chiamare più tranquillamente giustezza. Cioè, cos'è giusto fare se io ho una clava che te la sto per far scendere sulla testa? Cos'è la giustezza? È che tu pigli il colpo, bene. Questa è la giustezza. La giustizia è un'altra cosa. È un'altra cosa che ci sono voluti secoli perché noi maturassimo. E non abbiamo mai maturato veramente. Se voi, ancora oggi, se voi spiate i potenti nel momento in cui la giustizia li cucca, non faccio esempi, vedete una specie di stupore e di irrequietezza che è comprensibilissima, perché non lo possono dire, ma loro sono ateniesi. Cioè, quel che avrebbero da dire, ma come, io sono anche uno che ha miliardi di euro, ci ho fatto un culo così, adesso mi state a rompere le palle perché ho parcheggiato in seconda fila, mamma mia. Cioè, hanno sempre questo atteggiamento qua, no? Oppure cascano dal pero. Tu dici, ma ha parcheggiato in seconda fila? Io? Perché è evidente che uno che ha una macchina di 8 metri e il doppio dei soldi tuoi parcheggia in seconda fila, nella testa. Cioè, la posizione ateniese, magari non così ben pronunciata, così elegante, ma sopravvive in tutti i più forti, ma anche nei bambini.
anche in noi, ciascuno di noi, quando è il più forte, perché sono veramente una dentro l'altra, la nostra passione per il diritto e la nostra razionalità e il fatto di saper riconoscere la giustezza, le misure. Noi siamo gli uni e siamo gli altri. Molto conta anche nell'adesione, perché qui c'è una parte che è pensiero, se siete per il diritto o siete per la giustezza, ma molto conta anche il fatto che sia teatro questo, e cioè il modo in cui loro lo dicono. Molti di voi stanno dalla parte dei meli perché hanno detto quella frase che vi sembra la vostra, l'avete detta tante volte, vi sembra quello in cui credete, ma detto così bene, no? Così come quelle che stanno dalla parte degli ateniesi ammirano il giocatore di scacchi, ammirano la pulizia, la ferocia, la durezza, no? Anche il modo conta molto che sia teatro. E io trovo fantastico che Tucidide, forse involontariamente, chi lo sa, non sappiamo esattamente le origini di queste pagine qua. Sono talmente anomale che qualcuno ha ipotizzato che fossero state scritte per un'altra occasione, semiteatrale, e poi inserite dentro da Senofonte dopo. Ma nessuno ha le prove di questo, è più una deduzione moderna. Ma certo è che la cosa che lui ci fa fare è questa, di ragionare su idee, su contenuti, su principi, in una forma teatrale, cioè in cui conta anche la retorica, il cuore, l'emozione. Ed è anche lì, dalle nostre radici, arriva una lezione. Perché è sempre così. Non c'è una riflessione, non c'è un dibattito pulito, freddo sulle idee. Sempre sono uno nell'altro. Sempre è teatro. Qualsiasi discussione è teatro. Quando la facciamo noi, quando assistiamo, quando adesso diciamo ai teatrini della politica, alla televisione, queste cose umilianti, Totò e Peppino. Naturalmente questa è una forma degradata, ma da sempre due che discutono stanno facendo teatro. Cioè conta anche la bellezza della frase, l'esattezza del nome, azzeccare un tempo. Non è solo confronto di idee. Ed è così bello che da così lontano questo nostro papà, del papà del papà, ancora oggi, stasera, qui ci dice, guarda, quando discutete, non pensate di non fare teatro. Siete lì per strappare l'applauso, per emozionarvi, per coniare la frase giusta. Meli, anche noi, sappiatelo, pensiamo che sia duro combattere contro la vostra potenza e contro la fortuna, se non vorrà essere equanime. Non di meno, qui i meli ricorrono a tutto, cioè, raschiare il fondo del barile, ma sono bravissimi. Cioè, voi alla fine di questo dialogo, se uno vi fa la domanda, cosa poteva ancora dire un melo, non vi viene in mente niente, perché le hanno provate tutte. Non di meno, poi sembra sempre che dicano va bene, allora fate di noi cosa volete, sembra proprio che si chino, poi però, e lì proprio in sequenza le dicono tutte. Non di meno confidiamo nella buona sorte che promana dalla divinità. Ecco, ci siamo, questo è un argomento molto importante. Che non ci verrà meno perché noi, senza colpa, ci troviamo ad affrontare degli ingiusti. Dio è con noi, ma è con noi soprattutto se siamo qui, non abbiamo nessuna colpa e quello là è cattivo. Certo che Dio sta con noi. Dio, la fortuna, il destino, sta con noi. Siamo più deboli, ma noi siamo i giusti. Tu no. Possibile che non succeda niente, che non ci aiuti, cioè che ci mandano al massacro, noi i giusti e voi no? È una buona argomentazione. E quanto all'inferiorità delle forze, qui si giocano al tutto per tutto, confidiamo nell'alleanza con Sparta. Insomma, tutto sommato erano ex spartani questi qua. Alleanza che non può non manifestarsi, a tacer d'altro, almeno per il rapporto di stirpe che ci lega e per la vergogna che ricadrebbe altrimenti su di loro. E dunque non è poi così razionale la nostra fermezza. Abili, eh? Proprio si giocano tutte le carte, le migliori al fondo. Primo, tu sei l'ingiusto. Io sono il giusto. Destino sarà con me. Secondo, oltretutto sono giusto anche che mio nonno era spartano. Quindi non ci credo che quello non arrivi. E questo è arrivano i nostri. Sono due motivazioni molto diverse, ma tutte... Allora, vabbè, prendiamo le due cose più preziose, tac, sul tavolo. E io me li vedo proprio i meli che in quel momento lì, se le rantenozzi da parte. Cosa rispondi a uno che...
E qui gli ateniesi hanno una risposta molto lunga, perché no molto lunga, più lunga, perché i due temi sono interessanti. Quanto al favore degli dèi, neanche noi saremo da meno, ne siamo persuasi. Tutti gli eserciti pensano che Dio sia con loro. Ma gli ateniesi erano conosciuti per la loro intelligenza e non la sbattono lì così. Anche il favore degli dèi sarà anche dalla nostra parte, giacché quello che facciamo, quello che pretendiamo, non si pone affatto fuori dalla concezione che gli uomini hanno del mondo divino, né della reciproca loro disposizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che loro fanno, in qualche modo, lo fanno perfino gli dèi, dice. Non solo tra gli uomini, come ben noto, ma per quanto se ne sa anche tra gli dèi, un necessario e naturale impulso spinge a dominare su colui che puoi sopraffare. Qui la ferocia degli ateniesi è mostruosa. Oh, questi sono i nostri padri, non sono i persiani, perché dice, vabbè, i persiani. No, questi sono i nostri padri, quelli che noi studiamo a scuola. Il politicamente corretto nasce dai greci, che dicevano un necessario e naturale impulso spinge a dominare su colui che puoi sopraffare. Questa legge non l'abbiamo stabilita noi, né siamo stati noi i primi a valercene. L'abbiamo ricevuta che già c'era e a nostra volta la consegneremo a chi verrà dopo e avrà valore eterno. Erano molto di destra, ma molto, antropologicamente di destra. Ed erano gli ateniesi. Poi voi state alle nicchie di Samotracia, il Partenone, vi fate tutti i vostri sogni, l'arte classica per secoli, la nostra idea di bellezza nasce da lì, abbiamo imparato la democrazia. Questa legge, che se sei più forte lo vuoi schiacciare, questa legge non l'abbiamo stabilita noi. Né siamo stati noi i primi a valercene, l'abbiamo ricevuta che già c'era e a nostra volta la consegneremo a chi verrà dopo e avrà valore eterno. È difficile dire qualcosa di più micidiale di questo. Pensate il Melo. Il Melo che è incredibilmente di sinistra. Cioè, io ho una cosa che mi sorprende. Perché l'ateniese io lo capisco, no? Ma come facesse il Melo senza la Rivoluzione Francese? E poi la meraviglia che sulla carta quello di destra è il Melo, perché è un oligarca. Cioè, quello di sinistra è il democratico, no? Perché è il ventre da cui nasciamo noi. Non è un caso che ancora adesso non siamo riusciti a mettere i pezzi a posto. Veniamo da là. C'era tutto. C'era tutto, come nell'Iliade c'è l'inno alla guerra, c'è la sanzione della guerra come fondamento dello stare comune, c'è l'eroismo in guerra come unico destino possibile per gli umani maschi. Ed è la Bibbia di una civiltà guerriera, e poi tu guardi tra le pagine in un passaggio e ci trovi un pezzo così, un inno alla pace che sembra fatto nel 1955, cioè dopo una catombe mondiale. Le donne, nell'Iliade sono le donne che parlano, è bellissimo perché sono le donne e Achille, che è la bestia, è il più guerriero di tutti, è l'invincibile, è il violento per eccellenza. Di quello che quando entrava in battaglia, per il solo fatto di vedere il suo pennacchio, i troiani scappavano. E la più bella pagina contro la guerra nell'Iliade è la fa Achille, in cui proprio dice, quando a un certo punto decide di tornare a casa, e i suoi dicono, no, vieni a combattere, stiamo perdendo, e lui ha questo pezzo indimenticabile in cui dice, ma voi siete pazzi. Achille dice questa espressione, quando... Perché morire, dice, quando c'è la vita. E quando l'anima esce dalla gola, nessuno più riuscirà a farvela di nuovo entrare. E allora tornerò nella mia isola. Lui era la guerra fatta persona. Ma sono pagine, no? Tutto il resto dell'Iliade è il bronzo, il cadere degli eroi, le armi, il sangue, la giugulare. Era tutto. Qui è molto pulito perché è teatro. Da una parte, uno dall'altra, come vuoi. Dibattito sulla giustizia, ma è sempre stato così.
Noi veniamo da un ventre che è così, per questo siamo un po' disturbati. Non avevamo padri e madri lineari, non li abbiamo mai avuti. È gente che ha inventato la filosofia. Quindi... Ecco perché, per quel che riguarda il divino, abbiamo motivo di ritenere che non verrà meno neanche a noi. Quanto alla vostra opinione sugli Spartani, cioè che essi, paventando la vergogna, correrebbero ad aiutarvi, mentre ci rallegriamo per l'ingenuità, non vi invidiamo la follia. Quanti sono dalla parte degli ateniesi? Cioè, non puoi non stare dalla parte di uno che parla così, no? La potenza, la forza. Però questo è teatro puro. E la cosa fantastica è che Tucidide non è che scriveva bene, ma qui scrive bene. Forse non era lui, chi lo sa. No, questa frase è fantastica. Ed erano le frasi che lui ascoltava dagli ambasciatori, che li sceglievano mica a caso. Ma cioè, questo è Cartesio, l'eleganza di La Rochefoucauld. Quanto alla vostra opinione sugli Spartani, mentre ci rallegriamo per l'ingenuità, non vi invidiamo la follia. E lì anche lì mi vedo il melo. E poi gliela spiegano. Dice, guarda, in genere gli Spartani praticano la virtù soltanto tra di loro. Al contrario, sul loro modo di agire verso gli altri ci sarebbe davvero molto da dire. In due parole, gli Spartani sono coloro ai quali, a nostra conoscenza, più sfacciatamente di chiunque altro, stimano bello quel che gli piace, quello che gli piace, dovete aggiungere, e giusto quello che gli giova. Cioè fanno i fatti loro, cioè iniziate a dire che si vergogneranno se non verranno a difendere, ma li conoscete gli Spartani? Cioè, ha mai fatto niente che non fosse nel loro utile proprio ideale? Ma zero, quello che gli è utile, lo fanno. È bello quello che gli piace, è utile quello che gli fa, è utile, fine. Non ci farete passare qui degli Spartani per degli idealisti, no? Difficilmente una tale maniera di pensare può giovare a quella vostra salvezza di cui in questa situazione andate farneticando. Cosa può dire un melo? Ma è proprio qui la ragione della nostra fiducia. Qui è proprio parlato, eh? E voi proprio li vedete, no? Lì c'è un po' sudato il melo, no? E l'altro sembra... è molto vivo. Guarda che sta roba viene da lontanissimo, gente, questa viene da... Ma sono lì, proprio li vedi la faccia, un po' rubizzo. Dice, ma proprio per questo non abbiamo fiducia. Non pensiamo che loro siano buoni, questo è d'accordo, gli Spartani, figurati. Sono... No, è perché è utile per loro venirci a salvare. Noi confidiamo nel loro senso dell'utile. Essi non vorranno tradire i meli, loro colonie, perdere così la fiducia dei greci e fare un regalo ai nemici. Non è questione di buon cuore, politicamente corretto, ma chi se ne frega? E che gli è utile. Ateniesi, e non pensate che l'utile si persegue evitando i pericoli, mentre il giusto e il nobile, lì occorre rischiare. Una strada, questa del rischio, nella quale gli Spartani per lo più non si avventurano. E lo sapevano, perché gli Spartani avevano questa fama qua. Adesso lo capisco, voi avete visto 300, le Termopili, ok. Ma era notorio che dei due il tratto eroico in battaglia, di azzardo, di rischio, era molto più degli ateniesi. Gli altri erano razionali, cioè erano combattenti nati, ma il genio era ateniese. La seconda invasione persiana, loro la respinsero solo col genio ateniese, con una strategia che stasera non vi posso raccontare, senza nessun senso, completamente folle, che molto disciplinatamente tutti aderirono, abbandonarono Atene, per vincere quella guerra abbandonarono Atene. Li tirarono i persiani, che erano mille, moltissimi, li fecero andare avanti, a un certo punto gli diedero anche Atene, ma come fecero i russi ai nazisti, come fecero i russi a Napoleone, cioè c'era niente. Boh. E li attirarono, invece li attirarono in un braccio di mare strettissimo, in cui milionate di navi persiane dovettero andare avanti tre alla volta, e tre contro tre, ce la sono giocata. Ma genio puro, ma sacrificio. E questo era notorio, gli Spartani erano un po' più babbei, diciamo, nella l'eroismo era ateniese. Meli,
Ok, gli spartani sono fatti così, ma potrebbero affidare ad altri l'impresa. Il mare di Creta è grande, è più difficile per i dominatori la cattura che non la fuga per chi voglia involarsi. E poi se fallissero in questo tentativo potrebbero rivolgersi, questo è geniale, e se fallissero, cioè ci vengono a salvare ma poi vogliono, scappano, ok, siamo perduti? No, perché pensateci bene, potrebbero rivolgere l'attacco contro il vostro territorio. Voi siete qua a perdere tempo con noi, questi puntano dritto su Atene. Contro il vostro territorio e contro i residui vostri alleati, quelli non raggiunti da Prasida. E a quel punto sareste costretti a lottare non già per mantenere il controllo degli alleati di un'isoletta come la nostra, che non vi spettano, ma di quelli più attinenti a voi e dello stesso vostro territorio. Ateniesi. Sì, abbiamo già fatto esperienza di ciò. Sì. È già successo. Siamo preparati a questa eventualità. Ma proprio voi dovreste sapere che mai, da nessun assedio, gli ateniesi decamparono per il profilarsi di altre minacce. E lì è proprio solo la durezza. Cioè, dici, sì, è vero, io sono qua e là, lo so. Ma non è mai successo che me ne sia andato da un'isoletta che stavo assediando per paura che mi entrassero a casa. Mai. Cioè, lì non è che discuti tanto, perché lo sapevano che erano fatti così. Perché c'era questo in più del rischio. Ci giocavano tutto, gli ateniesi. E con questo si sono giocati tutte le carte possibili. E questo è il punto in cui dico, cosa potrebbero ancora dire? Niente. E infatti, ed è l'ultimo pezzo di questo dialogo, si guardano, perché ormai è teatro, io qui mi immagino proprio un silenzio. No? E poi gli ateniesi fanno la loro proposta. Fine del dibattito, proposta. Questo è come a teatro, come finisce. No? Allora, prendiamo atto del fatto che voi, pur avendo accettato di cercare discutendone una via di salvezza, non avete detto nulla in tutta questa discussione che potesse portare qualunque persona a sperare di salvarsi. I vostri punti di forza sono speranze futurali, mentre invece ciò di cui effettivamente disponete è poca cosa, non tale da garantire la vostra sopravvivenza rispetto alle forze che vi stanno di fronte. È follia se ora, dopo che ci avrete congedati, non prenderete un'altra decisione più saggia delle cose dette qui. Voi non vorrete ripiegarvi in quel sentimento di orgoglio e vergogna che tanto male ha fatto alla gente in situazioni di pericolo evidente e rovinoso. Molti, che pure già vedevano il baratro in cui erano condotti, li ha trascinati il cosiddetto sentimento dell'onore a precipitare a capofitto in sventure irreparabili e a macchiarsi, per la loro follia e non per colpa della sorte, di una vergogna ancora più turpe. Ma se prendete una buona decisione, voi eviterete questa fine. Voi non riterrete sconveniente lasciar prevalere la più grande potenza che vi offre condizioni equilibrate, e cioè la condizione di alleati tributari, con la garanzia di serbare il vostro territorio. L'offerta che fanno gli ateniesi. Dinanzi all'alternativa tra guerra e sicurezza, voi non vi ostinerete a scegliere il peggio, giacché coloro i quali non cedono ai loro pari, compiacciono i più forti e mostrano equilibrio coi più deboli, quelli vinceranno. Non perdete di vista questo punto, anche quando noi ci saremmo allontanati. Adesso noi ci giriamo e ce ne andiamo, ma questa roba ricordatevela prima di risponderci. Mettetevi bene in testa che è della vostra patria che state decidendo, dell'unica patria che avete, e che tutto dipenderà da un'unica deliberazione, fortunata o rovinosa che sia. Monologo finale. Chiuse virgolette, punto. E Tucidide
esce dall'incantesimo e dice: cazzo, sono uno storico io, porca miseria. Tira, prende respiro, va a capo e ritorna storico. Così gli ateniesi si ritirarono dalla sede dei colloqui. I meli si riunirono per loro conto. Un film, eh? Se ne vanno, rimangono questi qua, si guardano in faccia, no? Gli rigira nella testa tutto quanto hanno sentito, detto. E c'hanno la loro patria, eh? Sono 700 anni che ce l'hanno. E una decisione, in questo gli ateniesi sono bestiali. Avete in mano il destino della vostra patria, l'unica che avete, che trovo che è un'espressione bellissima, che userei molto per il nostro paese. Non rovinate questo paese, è l'unico che abbiamo. Perché è così, no? I meli si riunirono per conto loro, ma decisero negli stessi termini in cui si erano espressi durante i colloqui e quindi risposero in questo modo. Due punti, virgolette, monologo dell'altro. Siamo rimasti dello stesso parere, ateniesi. Non ce la sentiamo di liquidare in pochi istanti la libertà di una città che esiste ormai da 700 anni. Confidando nella buona sorte che promana dalla divinità che finora ci ha salvati e nell'aiuto degli uomini e in particolare degli spartani, tenteremo di farcela. La nostra controproposta è di essere vostri amici, ma nemici di nessuno dei due schieramenti. E vi chiediamo di ritirarvi dal nostro territorio, 30.000 persone, stipulando un trattato di pace che appaia conveniente sia a voi che a noi. La dignità, no, del debole. In realtà loro non si sono mossi di un millimetro, cioè, come gli ateniesi. Lungo dibattito nessuno si è mosso di un millimetro. La proposta degli ateniesi è quella che avevano all'inizio, quella dei meli è quella che avevano all'inizio. E così risposero i meli. Ultime sette righe di questa bellissima pièce. Allora gli ateniesi si allontanarono dai colloqui, se ne vanno, dicendo, l'ultima cosa che dicono, prima di tornare sui loro portaerei, dicendo, due punti, aperte virgolette ancora, a giudicare dalle vostre deliberazioni, voi siete gli unici che stimate le cose eventuali, più sicure di quelle visibili. E anzi, considerate già esistenti per il solo fatto di desiderarle anche le cose che neanche si vedono. E poiché, fiduciosi negli Spartani, nella fortuna, nelle vostre speranze, avete messo in gioco tutto, tutto perderete. Da dove viene il western? Prima dall'Iliade, poi da qua. Ma è così, eh? Tutta l'epica con cui noi ancora oggi lavoriamo è tutta già là, ma anche in forme piuttosto raffinate. Fine. Gli ambasciatori ateniesi se ne tornarono all'accampamento e gli strateghi, e se lì Tucidide a farsi una doccia, si è raffreddato, e rifà lo storico come deve fare, e tu senti proprio piombare giù il tono, perfetto. E racconta, gli strateghi, poiché i meli si rifiutavano di accettare le proposte dei legati, decisero l'attacco immediato. Divisero per città le truppe e costruirono un muro per stringere d'assedio i meli, e questo è lo storico che ti dice esattamente cosa fecero. In un secondo momento gli ateniesi lasciarono nell'isola un corpo di guardia, misto di uomini loro degli alleati, col compito di tenere l'isola sotto il controllo, robe militari. Attaccano, non riescono a prenderla, lasciano una parte di questi soldati e gli altri li riportano a casa. Le truppe rimaste continuarono l'assedio, punto a capo. Gli argivi in quel medesimo tempo fecero un'incursione in Flasia, ma caddero in un'imboscata organizzata dai Fliasi e dai loro esuli e persero circa 80 uomini, molto preciso. Muovendo da Pilo, gli ateniesi fecero un grande bottino ai danni degli Spartani e gli Spartani neanche dinanzi a questa incursione, storico. E quando tu leggi, adesso qui, sentiamo qui, ma quando tu leggi la guerra del Peloponneso, a questo punto dici, ma come? Cioè, tutto sto pezzo di teatro. E adesso mi dice, vabbè, hanno lasciato lì dei soldati. Dunque, poi, là in Beozia hanno fatto questo, ma come là in Beozia? Siamo qui. E questa è la differenza fra uno storico e un narratore. Ed è bellissimo che sia così.
perché è come è stato un momento, un fulgore, no? E ci informa i Corinzi, no? Poi a un certo punto i Meli si impossessarono con un assalto notturno di una parte del muro costruito dagli Ateniesi. Ah, ecco, bene, torniamo a raccontare. Bene, quella vicino al mercato, lo storico. Uccisero alcuni uomini, presero con sé cibo e quanto altro poterono. Gli Ateniesi da quel momento migliorarono la sorveglianza. E finiva l'estate, punto a capo. Nell'inverno seguente gli Spartani si accingevano a invadere il territorio di Argo. Ma come Argo? Voglio sapere com'è finita. Omero questo non l'avrebbe mai fatto. Approfittando del rinvio, nello stesso periodo i Meli da capo riuscirono a fare una sortita e si impadrirono del muro ateniese in un altro punto, approfittando della scarsezza di difensori. Venuto poi da Atene un altro corpo di spedizione, al comando di Filocrate, figlio di Idemea, assediati ormai con tutte le forze fino allo stremo, prodottasi anche da loro, al loro interno, un tradimento. I Meli si arresero agli Ateniesi, a discrezione, una riga. Quando uno non è un narratore, non è un narratore. Però perché allora tutta quella fantastica, cioè non sai. No? E vabbè, alla fine si arresero e dissero fate di noi quel che volete. E poi ci sono quattro righe. Gli Ateniesi uccisero quanti Meli in età militare poterono catturare. Fecero schiavi le donne e i bambini. Il territorio lo abitarono loro, inviando 500 coloni. Punto. Fine. Questa frase, che è bello, voglio che la vediate, se riusciamo a metterla, c'è proprio la storia. García Márquez non l'avrebbe scritta così. Ma questa pulizia, no? Sta dicendo una cosa atroce, Vuol dire che hanno preso tutti quelli che sono riusciti a prendere, che erano maschi in grado di combattere, e li hanno uccisi. Hanno preso tutte le donne e i bambini, li hanno deportati e in un'isola deserta hanno portato i loro coloni. Questi sono i nostri papà, volevo dirmi. Noi veniamo da qua. Duretto, eh? Questa storia dei Meli rimase nel cuore degli Ateniesi per molto tempo. Per la ferocia. E questo può spiegare come mai Tucidide dedicò così tanto tempo a questa storia qua. E quando Atene perse, perché Atene perse quella guerra finì come finiscono tutte le guerre fra piccole potenze. A un certo punto una delle due potenze svende la propria indipendenza a una grande potenza, si allea con lei e sconfigge il nemico. Gli Spartani si misero coi Persiani, soldi, navi, alleanze, e a quel punto fecero a pezzi Atene. Ma tutta la Grecia finì sotto il cono di dominio dell'impero persiano. Lo potevano fare anche gli Ateniesi, tentarono perfino di farlo, diciamo, ma in quell'occasione furono più bravi gli Spartani. E quindi, come sempre succede in questo tipo di guerra, vinse quello che si alleò con gli Stati Uniti, praticamente. E allora arrivano gli elicotteri, gli aerei senza pilota, infine. Ma Atene perse, e quando perse, loro sapevano di aver governato per anni un impero con ferocia, e si ricordarono di Melo. E proprio Senofonte, quando racconta questo, proprio lo dice, e per le strade tutti si ricordavano di Melo e del destino dei Meli, perché era quello che li aspettava, perché loro stessi avevano avuto la forza e il rigore di imporre quel principio. Poi in realtà non andò così, ma non è quello di cui voglio parlare questa sera. Voglio invece, prima di finire, raccontarvi, non leggervi, un'altra storia che c'è nella guerra del Peloponneso, che è molto vicino a questa, ed è nonostante, involontariamente, nonostante Tucidide, ha una bellezza letteraria fantastica, ed è come è tutto questo raccolto in un'immagine, io trovo, che poi vi sarà forse più facile portare a casa. Nel quarto anno di guerra, in un momento in cui gli Ateniesi erano veramente alle corde perché avevano avuto un'epidemia di peste in città, quindi morivano moltissimi, convivevano con questa malattia che li aveva veramente messi in ginocchio,
non avevano più soldi, senza soldi la guerra non la fai, e quindi hanno, per la prima volta hanno veramente intravisto la sconfitta. Erano passati solo 4 anni. E in quel momento, se rimettiamo la cartina qui su questo muro, in un'altra isola, non meglio, un'altra isola, l'isola di Lesbo, che... Eccola qua. La città di Mitilene li piglia a tradimento nel momento della loro massima debolezza e insorge contro di loro. Instaura un regime oligarchico e smette di versare i tributi e di fatto esce dall'alleanza. Oltretutto Mitilene aveva anche un trattamento ancora migliore di quello che aveva anche in parte Melo, cioè loro non erano tenuti a dare denaro, davano navi, erano solo loro un'altra isola, potevano costruire le loro navi e darne una parte, quindi disponevano di una flotta e questo era considerato un privilegio per essere uno sotto il tallone degli ateniesi. Eppure, nonostante questo, loro nel momento di massima debolezza degli ateniesi si ribellano. Gli ateniesi sono allo stremo, ma con la durezza degli imperialisti veri, pensano questo non può accadere, perché se no è una crepa e tutto franerà, eccetera. E allora proprio spaccano i salvadanai, ecco, con una fatica immensa mandano una flotta ad assediare Mitilene. Ed è una lotta durissima, dove loro proprio vedono a un pelo la sconfitta, e poi finalmente riescono a entrare in città e a conquistarla. Una volta di più perché gli spartani non riuscirono ad arrivare a difenderli. Entrano in questa città. Dopodiché il loro stratega prende gli oligarchi di questa città e tutti quelli che così, proprio alla buona, sembrano i responsabili dell'insurrezione, della ribellione, li carica su una nave e li spedisce ad Atene con un messaggero che chiede ad Atene cosa deve fare. Gli ateniesi vedono arrivare questa trireme avanti e indietro per l'Egeo e si riuniscono in assemblea, la democrazia, per decidere cosa fare degli abitanti di Mitilene. Tenete conto che l'episodio di Melo è posteriore, eh? Era la prima volta che loro si trovavano di fronte a questa situazione. Si riuniscono e Tucidide racconta che ci fu un grande dibattito in assemblea. Dobbiamo immaginarci migliaia di persone. In un momento in cui, dice Tucidide, gli animi erano esasperati, perché avevano paura, erano un pelo della sconfitta, ma avevano vinto. Ed ora dovevano decidere che sorte riservare a quell'isola e ai suoi abitanti. E alla fine del dibattito, l'assemblea votò per alzata di mano e quello che votarono fu di sterminare tutti i maschi della città di Mitilene, non dell'isola di Lesbo, della città di Mitilene, tutti, e di deportare tutte le donne e i bambini come schiavi. E andarono a dormire. Prima di andare a dormire, fecero salpare una trireme a portare il verdetto a Mitilene. E voi dovete immaginare questa nave di morte che parte da Atene, lo vedete? E deve attraversarsi il mare Egeo. Al mattino si svegliarono e alcuni incominciarono a pensare che l'avevano fatta grossa. Tucidide proprio dice. Incominciarono a dirsi per strada se non avessero esagerato. E allora riconvocarono in fretta e furia l'assemblea. Risalirono tutti sulla loro collinetta e ricominciarono a discutere. E in questa seconda assemblea Tucidide proprio racconta gli interventi. C'erano i più radicali che dicevano sì, no, dobbiamo farli fuori tutti e così, perché se no l'esempio, se no gli altri, eccetera. E c'era una parte più moderata che non dovete aspettarvi che fossero più buoni, semplicemente sostenevano che non era controproducente, perché si sarebbero fatti una fama non utile alla guerra. Non c'è ombra in tutto questo di sensibilità umana, niente, nostri padri. Ma c'è un discorso sull'utilità. Proprio i moderati dicono, ma noi siamo questo, noi siamo dei padroni così feroci e soprattutto ci è utile essere così. Non è che forse un padrone più morbido comunque ha più probabilità di successo. E il dibattito nella giornata, mentre la trireme
sta per raggiungere Mitilene, il dibattito si prolunga assai e alla fine votano di nuovo. E questa volta vincono i moderati. E la decisione che prendono è la seguente: uccidere senza processo tutti quelli che erano stati portati da Mitilene come responsabili della ribellione. Subito. E poi mandare una seconda nave a Mitilene cercando di fermare il verdetto. Aveva una giornata di ritardo. E Tucidide racconta la partenza di questa nave, ed è strano che poi appunto lui è uno storico, non è uno che si... però gli è piaciuto scrivere che la gente tutta è andata al porto a parlare con i rematori, no? E c'è chi dice, c'è chi gli diceva, gli dava viveri, c'è chi gli offriva soldi. Quelli di Mitilene che avevano pochi minuti di vita, li stavano eseguendo senza processo, pigliarono tutto quello che avevano e lo offrirono a questi rematori. E con un giorno di ritardo questa nave parte. E voi dovete immaginare, nel cuore di quella guerra, che è quel mare lì, queste due navi con questi due verdetti che si inseguono, come due pensieri, diciamo. È un'immagine molto bella perché parla della fragilità della democrazia. Cioè è un po' come se i nostri padri, dei padri, dei padri, da allora ci avessero detto: guardate che il vostro destino è quello di prendere decisioni e poi prenderne di altre, e sarà un continuo mandare navi una dietro l'altra a cercare di raggiungere, e poi quel che succede nessuno può dirlo. E darete e farete regali, darete denaro ai rematori della seconda nave, ma non farete altro che questo, perché quello che discende dal nostro modo di stare al mondo è di decidere le cose. La fragilità della democrazia è quella, decidere sotto l'impressione, no? L'emozione del momento. Ma l'elasticità della democrazia è che il giorno dopo si riuniscono di nuovo e dicono: no, cosa abbiamo fatto? Un'altra nave, presto, sì, ma. È quasi addirittura un'immagine proprio del modo dei greci di stare al mondo. Se volete, questo, il fatto che loro siano gli inventori della filosofia, o comunque sono quelli che hanno ristrutturato il pensare in forme, in figure, in sistemi, sono quelli che per noi hanno inventato questo modo di pensare. E questo modo di pensare, se tu lo guardi, non è molto diverso dal spedire navi una dopo l'altra a inseguirsi, ciascuno con un'idea dentro, e quello dopo cerca di fermarla, correggere la rotta. È un'immagine di come muovevano la mente proprio, è un quadro. Chi siete voi greci? Una cosa. Due navi che si inseguono. E Tucidide, che pure uno storico avrebbe dovuto essere freddo, lì ci scappa, si lascia scappare una piccola frasetta e dice, che non poi chi lo poteva sapere, ma lo dice, gli piacque dirlo, e disse che addirittura i rematori di notte non fecero i turni, non dormirono, remarono e basta. E poi, con rinnovata freddezza, racconta come è andata a finire. E cioè che la prima nave finì nel porto di Mitilene, scesero, comunicarono il verdetto e lo stratega che era lì lo comunicò alla cittadinanza. Dopodiché disse come bisognava fare, cioè: voi raccogliete i maschi e li mettete là dove li bruceremo, donne e bambini da questa parte. E in quel momento, dice Tucidide, videro all'orizzonte una nave arrivare. E la cosa bella del racconto è che si fermarono, perché un po' se la sentivano, no? Cioè, sento, ma, vabbè, facciamo arrivare, poi magari un mercante, no? Però, piccolo. Ed è così che arrivano, cioè è così che in noi sempre arriva la nave che ferma i nostri pensieri, piccola, lasciandogli questa chance. E l'aspettarono, e la fecero arrivare in porto, e bloccarono tutto. E la seconda nave portò il messaggio di salvezza. Cioè di salvezza, adesso stiamo parlando del fatto di uccidere senza processo. Questi qui erano, gli storici, chi ha studiato tutto questo dice che erano un migliaio, eh? Quelli che loro trucidarono senza processo erano un migliaio, ed erano probabilmente un decimo dei maschi adulti in grado di combattere che c'erano a Mitilene. Quindi si tratta sempre, e neanche che poi il verdetto era: vivete felici, contenti, carnevale, schiavi tutti.
Però insomma, c'era un margine di differenza, insomma, di crudeltà. E il margine è in quella corsa nel mare di queste due navi, che è l'immagine del modo di stare al mondo dei greci, gli ateniesi, ma noi veniamo da lì molto più che dagli spartani. C'è la debolezza, la flessibilità, c'è la velocità, l'elasticità che noi abbiamo imparato. C'è anche questa cosa che noi abbiamo parzialmente imparato, che c'è che tutto in questo gran casino, c'è questa roba che dice, ma questa roba ingrovigliata, poi tu la guardi e lei si mette così ed è bella. Immagine delle due, no? Il mare, questi due, quegli altri che vanno un po' lenti, questi che hanno già deciso tutto, voi di qua, di là, ma c'è una bellezza. Questa era dei greci, ma noi l'abbiamo ereditato, noi siamo così. Siamo delle merde, ma abbiamo un modo di esserlo. Cioè noi facilmente articoliamo la nostra fragilità, sovente le nostre disfatte, le articoliamo in figure fantastiche. Ci viene da allora, non abbiamo mai smesso, guardate. E così era questa l'immagine. Volevo farvi leggere Tucidide perché volevo farvi fare un po' di teatro in questo teatro. Ma più di tutto volevo che ve ne andaste poi stasera con queste due navi in testa, perché noi veniamo da lì e questo è un modo bellissimo per dire le nostre radici. Grazie, buona serata.